siamo a Polistena, nel Palazzo Comunale, incontriamo il sindaco Michele Tripodi. Polistena che in questo momento, a un anno e mezzo quasi dalla sua nuova amministrazione, sta per diventare o è diventato un cantiere aperto. Ecco, opere pubbliche sono la priorità in questo momento. Sì, ci sono sia piccole che grandi opere pubbliche, ma siamo davvero circondati di cantieri che sono aperti ed altri che si apriranno per ciò che riguarda la viabilità e i servizi cittadini. Abbiamo nei giorni scorsi urbanizzato aree popolari che aspettavano opere di urbanizzazione stradale da 40 anni, ma ci sono anche in cantiere tutta una serie di attività, grandi cantieri come quello di Palazzo Sigillò che stiamo completando, ma si apriranno dei cantieri importanti per le scuole, due in particolare, la scuola Custodia, alla scuola Salvemini, e uno è in corso per ciò che riguarda il plesso Brogna. Abbiamo chiuso pochi giorni fa i lavori di messa in sicurezza dell'asilo Villa Macri, sono ritornati anche nella sede originaria gli insegnanti e gli alunni, ma ci sono tutta un'altra serie di opere che partiranno, come il cantiere del Palazzo Municipale, oltre 2 milioni di investimento per la sua messa in sicurezza, così come anche attività di rigenerazione urbana che riguardano Villa Italia e Piazza Valarioti, anche lì 1.100.000 euro per la riqualificazione urbana di questi spazi che poi saranno destinati ai cittadini. Ci sono anche altre attività per quanto riguarda lo sport, Parco Juvenilia sta per essere anche ristrutturato con un percorso vita e un'area attrezzata per bambini. Insomma, parliamo a tutti i livelli della società, sia anagrafica che anche socialmente rappresentativa, e Polistena in un anno e mezzo diciamo che ha avuto una accelerazione per ciò che riguarda non solo i lavori pubblici ma anche vari servizi che vengono rivolti prioritariamente ai cittadini. Polistena è una cittadina che è vivace, definiamola così, nella piana, con un ruolo importante, lo è stata al centro dal punto di vista culturale e anche commerciale, con una vocazione anche di importanti aziende. Ora si deve dare questa nuova veste a livello anche urbanistico, perché ovviamente viaggerà di pari passo. Sindaco, i suoi prossimi obiettivi quali sono, al di là dei lavori pubblici? Abbiamo approvato, siamo una delle poche amministrazioni in Calabria, il piano strutturale comunale che ridisegna anche la fotografia dello sviluppo per i prossimi 20 anni. Siamo un'eccezione che conferma la regola. L'eccezione è che poche amministrazioni lo hanno fatto, la regola è che Polistena è un passo avanti e cerca di dare delle risposte su tutto, su ad esempio la residenza teatrale e la cultura. La cultura è anche una di quelle cose che seguiamo molto. Noi abbiamo una residenza teatrale rappresentativa, l'altro giorno c'è stato Gianmarco Tognazzi, che è un autore di livello, un attore di livello, ma poi l'8 marzo ad esempio realizzeremo un totem e lo installeremo, ci sarà una cerimonia inaugurale all'ex Piazzale Stazione, che sarà intitolato per l'occasione a Teresa Talotta Gullace, l'eroina calabrese che purtroppo è stata uccisa dai nazisti durante il periodo della resistenza al fascismo. Quindi ecco, sono tutte attività che stiamo mettendo in campo e che fanno crescere non solo dal punto di vista dello sviluppo dei lavori e dei cantieri edili la città, ma anche dal punto di vista culturale.